aspettando la metro per andare ad Haneda Airport perché oggi è il giorno in cui noi voliamo nord. Hokkaido, Sapporo. Uffa, per arrivare in aeroporto, che è l'aeroporto in centro a Tokyo, in centro città, sarà un bello sbattito perché dobbiamo cambiare tre mezzi, tre metro, ci vuole più di un'ora, una mazzetta. Metterci in fila. Siamo pronti, Marchino? Sì, sto cercando di superare al meglio questo viaggio, ragazzi. Sto impegnato. Siamo quasi più della metà del viaggio per arrivare all'aeroporto, quindi siamo quasi. Andrino, ma là in fondo, non cosa sta facendo? Andiamo a vedere. Si è messo in fila come un vero giapponese, Andrino. Vedete, c'è la fila. Prima e seconda classe con i piedini. Adesso però bisogna dire ad Andrino di... scusi, a parte che lei penso sia in seconda classe, secondo i piedi voglio che li metta esattamente come vanno messi. Arrivati all'aeroporto di Haneda e adesso facciamo security, passiamo per il security e andiamo verso il nostro gate. Andrino già si è già ambientato, lui a fianco con il signore. E in Giappone vedendo le ciabattine. Ci sono un po' di cose qua da mangiare. Capisco cosa c'è dentro. Stiamo cercando di capire che cosa c'è dentro in queste cose per fare un pranzetto. Qui ci sono i classici pokeball, li chiamiamo noi. Pesce. Questo pesce, ma che pesce? Ma sembra salmone, qualsiasi cosa sia. Questo direi di no, questo pure un no, Mi sembra ci fosse altro. e anche questo no. Ha fatto la spesa, cosa hai preso, Andrino? Ho preso tre Pokéball. E si vede poi che è una Pokéball di riso. Ma così loro la fanno. Una bella Pokéball. Una bella Pokéball. Vediamo un po'. Impressione? Ogni cosa buona, devo dire che la qualità, per meglio questa è la maionese, il tonno è maionese, questa un pochino più fa fatica ad andarci. Diventa esattamente così. Vai Giacomino, diglielo, diglielo, diglielo. Welcome to Sapporo. Siamo dopo un'ora e mezza di volo. Stiamo andando a prendere la macchina che abbiamo noleggiato. La signora davanti ci guida.
verso un minibus che dobbiamo prendere prima di arrivare alla macchina. E fa abbastanza freschino, non c'è neve qua, nevicava ma non c'è neve, però ce ne sarà sulle montagne. Siamo qui per noleggio auto, hanno chiesto patente internazionale, se no senza quella non si fa niente. Dice sempre di andare da gente che c'è qualcuno che serve. Allora, stiamo andando a prendere la nostra macchinina. Cosa ci capiterà? Mezza tamarra. Ovviamente in Giappone guida a destra, quindi Marchino preparati. È Monorail Lodge, let's find the Monorail Lodge. Monorail Lodge. Usciremo da qua. È probabilmente una delle cose più divertenti da fare a Niseko dopo sciare è pulire la macchina. Marchino dentro la macchina. Madonna, quanta neve che c'è. Madonna, qua non usciamo. Siamo arrivati in cima, non troppo in cima, quasi, la visibilità non è il massimo, quindi abbiamo deciso da responsabili ski tourer che scendiamo da qua. Andrino, com'è andata la salita? Bene, non vedo l'ora di scendere. Quello sguardo, Marchino è già pronto.
E questa qua è la nostra discesa. Qui ci sono un po' di alberelli, dopo si apre e diventa il paradiso. Ci vediamo sugli sci. Che bella è, oh. Perché non abbiamo una moto slitta? Signora dietro sta cordialmente preparando. Andreino si gusta la vista, c'è il lago. Posto magico, guarda qua dentro. Sì, questo devo dire è un posto molto caratteristico. Questo è praticamente casa loro. C'è la birra Moretti. E buono. Guardate che posto magico che è questo. C'è un mini tempio del dio del denaro, hanno detto, non mi ricordo ovviamente il nome. Una barchetta. Allora, bello il tempio, bello il panorama, poco bella è la strada per tornare indietro. E mo mi ammazzo, io lo so già. Perché c'è la neve che copre i buchi nei sassi. Infatti stare molto attento se non vuoi spaccarti un ginocchio qua nel tempio sacro. Sposa temeraria, vuole la foto con le montagne, ma non il tempio. E ora ci ne torniamo in quel di Niseko. Thank you.
Madonna mia, ragazzi. Your hands up high. My love I see. You fight by. Fermato. E con questo tramonto mozzafiato si conclude la nostra sciata in Japão. Wow. Guardate un po'. Allora, questo è il comprensorio di Rusutsu, dove abbiamo sciato noi, che si collega anche con questo, con l'altra montagna che non abbiamo mai visto. Là dietro c'è il vulcano e c'è il sole. Uno spettacolo. Siamo in direzione aeroporto di Kitose, Sapporo, ultimo giorno ad Hokkaido, il nostro aereo è tra 4 ore, quindi abbiamo tempo e ci siamo fermati ad osservare la pace di questo posto. Quindi Andrino, come siamo quasi giunti al termine. Soddisfatti per quanto riguarda Hokkaido? Sì, finisce qua, è un'esperienza fantastica e non ci possiamo lamentare. Forse un pochino più di neve sarebbe piaciuto, ma d'altronde quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Bandi sciate e posti incredibili, assolutamente. Bene, con questa vista, che non si vede un cazzo, c'è qualche piccolo problema tecnico, che era un
questa vista del lago della montagna. Ci avviamo verso la nostra Subaru Impreza e guidiamo circa 40 minuti per arrivare all'aeroporto. Bikers, ciao. Che strana è sta roba!